come vuoi. Ha oltrepassato ogni limite, signora Fatima. Andiamo, che sarà mai? Non esagerare. Non può permettersi di picchiare mio figlio. Nemmeno io che sono sua madre lo farei mai. Ma non è il caso di prendersela in questo modo. Le ho dato un semplice scappellone. Non importa, non ne aveva alcun diritto. Anziché aggredirmi come un'isterica, dovresti domandarti per quale motivo l'ho fatto. Non mi interessa. Quel piccolo selvaggio ha distrutto il mio cappello nuovo. Questo ti sembra poco? Adesso ne ho abbastanza di lei. Da quando l'ho conosciuta, non ha fatto altro che umiliarmi e rendermi la vita un inferno. Non sa quante volte ho desiderato dirle tutto quello che penso di lei. E perché non l'hai fatto? Avevi paura? Ho avuto buon senso. No. Perché eri una morta di fame, questo è il motivo. Sapevi di non poter reggere il confronto con me, era ovvio che avresti perso in partenza. Perché tu non hai un briciolo di classe. Vuoi sapere quello che penso di te? Mettiamo le cose in chiaro. Che lei mi abbia preso in odio non è certo un mistero. Ma non voglio che tocchi mio figlio. Allora la prossima volta mettigli in guerra. La smetta di provocarmi. Sappi che tuo figlio è un morto di fame proprio come te. Perché vedi, anche se sei la figlia di Bianca e di Rodolfo, hai ancora addosso l'odore del fango in cui sei cresciuta. E ricordati, questo vale anche per tuo figlio, che in fondo non è altro che un bastardo. Guai a lei. Non osi mai più alzare le mani sul mio figlio. Mi sono spiegata. E non si permetta di insultarlo. Che questo le serva da lezione. Vattene! La prossima volta che toccherà mio figlio, l'ammazzo. Vattene! Torna nella fogna da cui sei uscita. Per quanti sforzi tu possa fare, rimarrai sempre una pezzente. Sì, hai ragione. Noi due non possiamo vivere sotto lo stesso tetto. Ora che cosa farai? No, no, ti prego, non dire nulla, Rodolfo. No, per favore. Mia figlia e io non abbiamo un centesimo. Rodolfo ci sbatterà in mezzo alla strada. Non sapremo dove andare. È stata colpa mia. Ti domando scusa. Non si ripeterà mai più. Ma certo, ci può contare che non si ripeterà più. E questo gliel'assicuro. Esmeralda! Esmeralda, aspetta! Le hai dato la lezione che si merita? Certo, Dominga. La signora Fatima non oserà più toccare mio figlio. Brava, così mi piace. Beh, cosa è successo? La sua cara mamma ha picchiato questa povera creatura perché ha rovinato il suo cappello. La verità è che è senza cuore. Lo sappiamo benissimo che le dà fastidio averlo intorno, perché odia Esmeralda, non ci ha mai sopportate, non ci può vedere, nemmeno dipinte. Per questo se l'è presa con il bambino. Senti, Esmeralda, tu devi raccontare tutto al signor Peñareal, così la sistema lui quella. No, se mio zio lo sapesse, si scatenerebbe un putiferio. Meglio, non aspetto altro, sarebbe ora, è quello che spero, ecco. E se ci obbligasse ad abbandonare questa casa? Fate le valigie e tanti saluti. Se voi non ve ne andate, me ne vado io. Ma noi non sapremo dove andare. Non abbiamo soldi. Saremo rovinati. A me non interessa. Sua madre è una prepotente e una gran maleducata e si merita una bella lezione. Ma non capite, per noi sarebbe la fine. Esmeralda, per favore. Dominga,